un polo del lusso, dello spettacolo e del benessere, costruito intorno alla roulette e ai tavoli del blackjack. Il casinò cambia identità, cercando di coniugare il lato più coinvolgente del gioco e l'idea di un divertimento sano da allargare all'intera famiglia. Con quest'idea, il casinò di Saint Vincent, un fatturato annuo intorno ai 110 milioni, ha presentato a Roma uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni. Un investimento di oltre 70 milioni di euro, che creerà nuovi posti di lavoro e lancerà un nuovo modo di vivere le sale ovattate del casinò. Chi viene da noi deve stare bene, deve evadere dalla quotidianità, deve passare dei momenti divertenti e soprattutto deve vivere molto il benessere che proporremo. Di conseguenza abbiamo unito al gioco anche tutta un'altra serie di attività che ben sposano anche la Valle d'Aosta, che è un posto bellissimo e quindi si integra completamente nell'offerta turistica anche valdostana. Il nuovo Saint Vincent Resort and Casino prevede non solo innovazioni nell'area giochi, ma anche un nuovo complesso alberghiero e un centro congressi fra i più grandi d'Europa, con 7 sale. Il Grand Hotel Biglia diventerà il primo polo leisure 5 stelle di lusso. L'obiettivo, come spiega l'architetto che ha disegnato il progetto, Piero Lissoni, è quello di far vivere un'esperienza a clienti e giocatori che mescoli bellezza, intrattenimento e una certa adrenalina. E intanto non sarà un casino normale, poi è molto legato agli alberghi che gli sono stati disegnati intorno, alla vita che daremo ai due alberghi, alla spa, una cantina di vini meravigliosa e in più il casino. Il casino deve essere un posto bello e noi abbiamo cercato di disegnare un casino elegante, anche qui con un'idea di rispetto del passato senza esagerare, con lo sguardo verso il futuro, un casinò bello. Siamo stati assieme per visitare i vari casinò di Las Vegas e alla fine, quando siamo tornati, mi ha detto che ne dobbiamo fare uno completamente diverso, non deve avere niente da spartire con questi luoghi, vogliamo che diventi un posto bello dove la gente possa viverci dentro, naturalmente giocando. La scelta di Roma per l'annuncio non è stata casuale. Le sale del casinò della Val d'Aosta hanno sempre richiamato l'antico sapore della dolce vita. Attori, artisti e personaggi dello spettacolo sono stati negli anni fra i frequentatori più affezionati del casinò. Madrina della serata, l'attrice Maria Grazia Cucinotta. Il gioco deve essere un divertimento, non deve essere una sfida. La sfida la devi vivere con la tua vita, con te stesso, ma non con il gioco. Il gioco deve essere una cosa che ti diverte, con il quale ti fai due risate con gli amici. È una piccola, deve essere la sfida del momento, non della vita. E quindi lo devi vivere così. Di solito quando giro dei film, magari troviamo il casinò nell'albergo, diventa il punto dove passare ogni serata, perché poi quando giri e stai in questi alberghi poi ti ritrovi da sola senza famiglia e di conseguenza tutto il cast si riunisce, ceniamo e poi andiamo a divertirci, a giocare, e quella è la cosa più che ti resta più nei ricordi. Roulette, slot machine? No, la roulette, la slot machine un po' meno, perché lo trovo monotono, mentre la roulette riesce a condividere di più la sfida con gli altri in quel momento, diventa un momento di gioco. Un fascino per molti quello del gioco d'azzardo e della sfida con gli altri giocatori del tavolo, vissuto però in modo responsabile. Il gioco è la vita, insomma, sta diventando molto più d'azzardo di altro tipo di gioco. Se rimane una passione, un modo, uno dei tanti per distrarsi, è assolutamente positivo. Certamente poi sappiamo che può essere evidentemente però per chi più fragile motivo di particolare attenzione. Sono negata al gioco, quindi alla fine se devo passare un po' di tempo finisco la slot. È la cosa più semplice. Entro la fine del 2012 dovrebbe essere tutto pronto. Un anno, quello in corso, iniziato col piede giusto, a dispetto della difficile situazione economica per tutte le sale da gioco europee. I ricavi a livello globale hanno subito nel 2010 un calo del 21%, complice la concorrenza di videolotterie ed internet. Saint Vincent conta tuttavia di chiudere l'anno con una crescita marcata sia nel fatturato che nelle presenze.
Il gioco è cambiato molto dai momenti epici di una volta nel dopoguerra, dei grandi giocatori famosi, grandi personaggi dello spettacolo, è diventato un gioco per tutti e quindi chiunque può giocare e divertirsi. Purtroppo negli ultimi tempi il gioco è stato molto banalizzato e non è più percepito come quello che era una volta, si può giocare ovunque, a volte in una maniera anche poco controllata, e i casinò rimangono comunque il luogo principe dove giocare, sia per emozioni, sia per sicurezza, sia per controlli e anche per ambiente.